Mesagne sceglie per accogliere il capo della polizia il suo simbolo più suggestivo, il castello normanno. Una scelta che ha un doppio significato, perché davanti al suo ingresso, come ha ricordato nel suo discorso il questore Ferdinando Rossi, negli anni 90 un boss della Sacra Corona era solito parcheggiare la sua auto. Ma quei tempi ormai sono lontani, come ha ricordato il sindaco di Mesagne, Tony Matarrelli. Qui possiamo raccontare una storia di riscatto rispetto a un passato che ha visto la malavita organizzata essere presente e radicata in questa città. Grazie all'impegno delle istituzioni tutte, quindi a partire dalla Polizia di Stato, ma anche grazie alla magistratura e a tutte le forze dell'ordine. La città ha preso coraggio, si è organizzata anche grazie alle istituzioni pubbliche. Io ho voluto ricordare che tutti i sindaci di questa città sono stata altra cosa rispetto alla malavita organizzata, hanno saputo reagire e creare le condizioni di un'evoluzione, di una crescita che è sotto gli occhi di tutti. Dopo i discorsi delle autorità nella sala nobile, al primo piano del castello, particolare suggestione ha suscitato l'inaugurazione della mostra Dal buio alla luce, che ha raccontato il percorso compiuto a Mesagne dalla polizia in questi 30 anni. Ed emozionante il contributo di due giovanissime studentesse mesagnesi, che hanno raccontato la loro visione della legalità. La guerra intrapresa contro la mafia alcuni decenni fa, grazie allo straordinario impegno della magistratura, delle forze di polizia, ha visto la vittoria di tante battaglie, ma non è ancora terminata. Anche negli ultimi anni l'azione di contrasto alle recrudescenti forme di criminalità ha dato buoni frutti e l'attenzione deve rimanere altissima. Nel cortile del castello poi un altro momento significativo, l'annullo filatelico dedicato ai 30 anni di storia del commissariato, ma anche a un capitolo importante per l'intera Polizia di Stato italiana.